Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. L'altro giorno è arrivato il motore nuovo, lo trovate già impolverato perché nel frattempo l'ho utilizzato per 2-3 giorni, ma pesantemente, sia col piatto falciante che con la fresa come vedete adesso. Allora volevo solo presentare brevemente, magari qualcuno di voi ha lo stesso problema che ho avuto io, nel senso che gli si brucia il motore, gli si fonde quello che è, motore vecchio, non riparabile, non conviene ripararlo, ecco allora ci si rivolge a motori di sostituzione. Adesso vediamo un attimino quali sono i criteri che mi hanno portato a scegliere questo motore invece che un altro. Rieccoci sul canale. Il criterio principale che può portare alla scelta di un motore invece che un altro è la forma dell'albero motore in uscita. Eccolo qua, questo è quello del Lombardini IM350. Ha la forma conica e questo mi ha portato a dover scegliere un motore invece che un altro. Qui va calettata la frizione, quindi se voi dovete acquistare un motore nuovo dovete prima di tutto vedere che tipo di albero motore avete. Questa è la discriminante principale per scegliere un motore invece che un altro. Questo è un albero conico da 23 mm, ne esistono da 22, da 25, quindi dovete essere certi di quello che acquistate. In questo caso, avendo un motore Lombardini, ho acquistato un motore già con flangia compatibile con quel tipo di attacco. La flangia costa una cinquantina di euro in più, ma ne vale la pena perché senza quello non potete montarlo al posto del vecchio motore. Vi faccio vedere. Non guardate che è sporco, ma come vi dicevo ci ho lavorato. Questa è la flangia che viene venduta ovviamente insieme al coperchio del motore. È tutto un pezzo unico, voi non dovete fare nulla. Semplicemente togliete il vecchio e mettete il nuovo. Ci sono già le sedi dei fori filettati e di una comodità incredibile. Non bisogna fare modifiche né niente. Allora, due parole su questo motore. Questo è un benzina, ovviamente 4 tempi, valvole in testa, 13 cavalli e un 389-390 di cilindrata. Dispone già di tutte le sicurezze, ovviamente è uno spettacolo. Vi dico subito che rispetto al vecchio fa meno rumore, perché l'altro praticamente era uno scarico libero, e soprattutto non fa odore. L'altro ci si intossicava con i fumi di scarico, questo non si sente nulla. Quindi con questo lavoro senza cuffie, e lavoro a lungo senza essere disturbato dai gas di scarico. Ovviamente è un cinese rimarchiato. Adesso guardando l'etichetta mi rendo conto che ho ragione, è un Fukai, un famosissimo Fukai. Chi non conosce il Fukai? È un modello importato ovviamente da AMA ed è prodotto da questa azienda cinese che onestamente non conoscevo, però ho visto che sono più o meno tutti uguali, le componentistiche sono quelle e speriamo bene, quindi vediamo come va e quanto dura. Brevemente vi spiego i leveraggi. Qui abbiamo l'acceleratore manuale che si può collegare, come ho fatto io, anche all'acceleratore sulla stegola. Dopo vi faccio vedere. Rubinetto della benzina aperto chiuso e leveraggio per comandare l'aria in accensione. Quando il motore è freddo si chiude l'aria, parte e si riapre l'aria perché sennò poi si ingolfa. Valvole in testa, che ormai è una soluzione adottata da tutti. Tanta plastica, questa purtroppo la dovete mettere in conto. E ovviamente protezione sulla marmitta. Vi faccio vedere il filtro dell'aria. È un filtro d'aria di carta rivestito di spugna, lo si può soffiare per un po' di volte e poi penso proprio che debba essere cambiato perché gli elementi filtranti in carta non permettono il lavaggio. Eccolo qui, dentro c'è la carta pieghettata, quella filtrante, e fuori c'è la spugna. Allora, ovviamente arriva senza olio. Io ovviamente l'ho riempito di olio con un 10-40, ho lavorato 2-3 ore. L'ho tolto e ho messo l'olio nuovo. Non ho letto le istruzioni, onestamente l'ho fatto così, giusto per fare una sorta di rodaggio. E poi dentro, siccome avevo dell'additivo ceramico, ho fatto che mettere una goccia, che tanto male non gli fa. È un antiattrito, ma è una cosa mia, quindi voi non è che dovete per forza fare la stessa cosa. Perfetto, l'acceleratore manuale, che ovviamente ha il ritorno con la molla, l'ho collegato alla stegola, quindi io da qui riesco a pilotare. Ovviamente è una cosa utile, se dovete farla senza questo non è che potete lavorare con l'acceleratore messo sul motore. L'unica cosa negativa è che il comando di spegnimento è qui, quindi probabilmente farò una derivazione, lo porterò lì sulla stegola. Avevo già messo l'interruttore col vecchio motore, mi ero trovato bene. Allora, difetti di questo motore qui, per fortuna, perché se l'avessi avuto sul vecchio non saremmo qui a fare questo video, ha il sensore di mancanza di olio. Quindi cosa succede? Quando lui lavora, se sente che manca l'olio, spegne il motore. Mi è successo più di una volta in discesa perché
avevo fatto il livello soltanto a metà. Con la pendenza il sensore non è stato più bagnato dall'olio e lui mi ha spento il motore. Ho dovuto girare il motocoltivatore al contrario e quindi lui ha cominciato a lavorare di nuovo. È un bene o un male, probabilmente bisogna regolare molto, in modo molto fine il livello dell'olio. Io adesso l'ho fatto a tre quarti, l'altra volta era a metà e con tre quarti problemi ancora non ne ho avuti. Ultimo ma non per ultimo, il consumo. Dunque, ieri ho lavorato circa 3 ore con un pieno di benzina. Sempre a manetta, sempre a 3600 giri, tutto quello che mi dava lo prendevo perché prima avevo il piatto falciante, poi ho messo la fresa. Vedete poi il video sulle qualità del motocoltivatore reversibile, vi faccio vedere anche un pezzo di fresatura del terreno e sentirete che il motore gira sempre a manetta, quindi io al minimo lo uso soltanto per gli spostamenti e per le manovre. Avevo chiuso il video, poi mi sono reso conto, non ve l'ho fatto vedere in moto, quindi ho detto tanto vale che riapro tutto perché che senso ha vedere una cosa statica e non serve a nessuno. Allora, nel frattempo l'ho utilizzato, non l'ho pulito, quindi il motore che avete visto prima è più pulito di quello di adesso e questo mi serve per farvi vedere lì dove si sporca. Si sporca esattamente qui. Vedete? Tira su erba ed entra dentro. Allora, l'accensione è molto semplice. Abbiamo il tasto di accensione destro, qui rosso, acceso spento, quindi lo mettiamo su on. Dal momento che l'ho utilizzata da poco, non riesco a partire con l'aria chiusa, come se fosse fredda. Dal momento che è caldo, parto con l'aria aperta, tutta aperta. Regolo leggermente l'acceleratore, ma poco. Ho regolato il numero di giri in modo tale che al minimo stia basso. Perché c'è una vite laterale, ve la faccio vedere. Con questa vite laterale si regola il minimo. Ci ho smanettato un po', poi alla fine ho trovato una combinazione corretta e penso che sia giusto così. Ora vi faccio sentire un po' su di giri come va. Abbiamo sia l'acceleratore manuale, che è quello sulla stegola. Ecco, questo è il numero massimo di giri che raggiunge. È molto silenzioso. Io, come paragone rispetto all'altro, questo è silenziosissimo. Come vi dicevo, non metto neanche più le cuffie. Spero che questo video vi sia stato utile. Se dovete fare un acquisto del genere, tenete conto soprattutto, e anzi la cosa principale, è la forma dell'albero in uscita che avete. Quindi dovete smontare il vecchio, togliere la frizione. Se è conico o cilindrico, vi permette di scegliere un motore invece che un altro. Questo è un motore conico da 23 e la flangia ci va perché è un vecchio Lombardini. È una flangia fatta apposta per i Lombardini. Togliete il vecchio, mettete il nuovo, non c'è da adattare nulla. È comodissimo da quel punto di vista. Costa un po' di più, ma d'altronde se uno non c'ha la testa, è riferito a me, che potevo fare attenzione quella volta, mi risparmiavo 300 e fischia euro. Va bene, dai, spero di avervi presentato un'alternativa ai vecchi motori, ce ne sono di tutti i tipi, potete sceglierli su vari siti, vari shop, magari cercate proprio su Google il tipo di motore che vi serve, da lì vi appaiono una marea di siti, anche quelli un pochino meno famosi che però hanno delle buone alternative, se non li trovate su AgriEuro, lo trovate su Manomano, li trovate un po' dappertutto. Bene, vi ringrazio per essere stati con me. Se avete domande da farmi su questo motore, sulla trasformazione dal vecchio al nuovo e sul nuovo montaggio, me lo scrivete qui nelle note e vi rispondo volentieri, cerco di rispondere a tutti. Termino il video, rinnovo i ringraziamenti, buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.